Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. La notizia è comparsa quasi in sordina nella giornata di martedì scorso, quando su una pagina interna, pagina 10 per la precisione, del quotidiano Avvenire, trovavamo un titolo inquietante: auto bruciate e intimidazioni in chiesa, minacce a preti in Calabria e Campania. L'articolo a firma di Marco Birolini ci indicava alcuni fenomeni che sono avvenuti negli ultimi tempi. Ne leggiamo alcuni stralci. I preti del sud continuano a finire nel mirino di gesti criminali. L'ultimo caso a Sant'Andrea del Pizzone, frazione del comune di Francolise in provincia di Caserta. L'auto di Don Marcos Aparecido de Goes, parroco di San Germano Vescovo, è stata bruciata nella notte tra sabato e domenica mentre era parcheggiata nei pressi della parrocchia. Sale la preoccupazione anche in Calabria, siamo al secondo caso. Domenica, prima della messa, nella chiesa di San Nicola di Pennaconi, frazione di Cessaniti, comune del Vibonese, sciolto per infiltrazioni, Don Felice Palamara è stato vittima di un tentativo di avvelenamento. Qualcuno ha versato candeggina nelle ampolline contenenti acqua e vino. Durante la celebrazione Don Felice ha sentito uno strano odore e non ha bevuto. Poi si è rivolto ad un laboratorio per le analisi che ha rinvenuto la sostanza tossica. Il sacerdote ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il parroco era già stato oggetto di intimidazioni nei giorni scorsi. Qualcuno gli aveva danneggiato l'auto con scritte offensive. Sotto attacco anche lo stesso parroco di Cassaniti, Don Francesco Pontoriero. A lui è stata recapitata una lama con minacce di morte e sulla sua auto era stata abbandonata una carcassa di un gatto. Si tratterebbe in realtà di messaggi trasversali indirizzati a Monsignor Attilio Nostro, vescovo di Mileto Nicotera Tropea, sostenitore di una linea della fermezza verso i clan dell'Andrangheta e il loro sottobosco. A dicembre Monsignor Nostro aveva chiesto gli elenchi delle 200 confraternite esistenti nel Vibonese con l'obiettivo di garantire la trasparenza e tenere lontano le mire mafiose e massoniche dalla religiosità popolare che spesso i clan strumentalizzano per ottenere consenso. Alcuni giorni fa Don Gianni Rigoli, parroco di Varapodio nel Reggino, aveva avuto problemi simili: prima le botte per aver richiamato alcuni fedeli al rispetto delle regole anti-Covid e poi, dopo la netta presa di posizione del vescovo di Oppidum Palmi Giuseppe Alberti, il rogo della sua auto. Ma non basta, nella stessa pagina 10 di Avvenire di martedì scorso c'era un'altra notizia in taglio medio relativa a quello che è avvenuto a Caivano, nel Napoletano. Il titolo dell'articolo firmato da Antonio Averaimo è il seguente: Patriciello, i boss dietro le proteste. Non si può andare a messa, frequentare l'oratorio, andare al catechismo. L'ordine sarebbe partito dai camorristi che avevano trasformato il Parco Verde di Caivano in un supermarket della droga aperto 24 ore su 24 e che ora si ritrovano sempre più nell'angolo dopo le centinaia di arresti messi a segno negli ultimi due anni e l'azione depressiva decisa dal governo nell'estate scorsa. Ci sarebbe anche questo dietro la protesta che decine di abitanti del quartiere hanno portato nelle strade della città in provincia di Napoli sabato scorso contro le oltre 254 ordinanze di sgombero, circa un terzo delle case popolari di cui è costituito il quartiere, per intenderci, inviate nelle settimane scorse dalla Procura di Napoli Nord ad occupanti abusivi che non hanno mai pagato il canone. I clan si sarebbero spinti molto in là fino a minacciare di occupare la chiesa. È stato Don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde, a rivelare questi timori nell'omelia domenicale. I camorristi, che sabato hanno addirittura provato ad impedire fisicamente ai fedeli di entrare a messa,
ma la presenza massiccia delle forze dell'ordine li ha scoraggiati, starebbero cercando di fare terra bruciata intorno al sacerdote che si trova sotto scorta da quasi 2 anni per le minacce ricevute dai clan dell'area nord di Napoli in seguito alle sue denunce contro il crimine organizzato, facendolo passare per il responsabile della stretta contro le occupazioni abusive. E proprio nell'edizione di martedì del quotidiano Avvenire, Don Maurizio Patriciello aveva da persona che in prima linea vive questo diciamo impegno per garantire la legalità, aveva diciamo lanciato una sorta di appello a tutti i sacerdoti, che diventa anche una sorta di atto di incoraggiamento nei confronti di quelli che sono finiti nel mirino delle minacce della criminalità organizzata. In prima pagina sul quotidiano Avvenire di martedì scorso troviamo in taglio basso il seguente titolo: cari fratelli, avete già vinto. E vogliamo leggere alcuni stralci di questo articolo, di questo, chiamiamolo editoriale, di Don Maurizio Patriciello. Don Abbondio cedette alla paura. Per la sua codardia Renzo e Lucia avrebbero pagato un prezzo altissimo, rimproverato dal cardinale Borromeo. Tenta di giustificarsi, ovviamente è Don Abbondio. Sotto pena della vita mi hanno intimato di non fare quel matrimonio. Magistrale e sempre attuale la risposta che Manzoni mette sulle labbra del vescovo. E quando vi siete presentato alla Chiesa per addossarvi codesto ministero, va forse essa fatto sicurtà della vita? E non sapete voi che soffrire per la giustizia è il nostro vincere? E se non sapete questo, che cosa predicate? Qual è la buona nuova che annunciate ai poveri? Fin qui la citazione, e poi Don Maurizio continua: abbiamo già vinto allora, miei cari fratelli nel sacerdozio minacciati, anche se non abbiamo né tempo né voglia di festeggiare. La nostra sofferta vittoria, infatti, mette in evidenza la cattiveria e la protervia altrui. L'ultimo aggiornamento, il più recente, sulla questione lo troviamo sul quotidiano Avvenire di ieri, che questa volta con maggiore evidenza in prima pagina, ed è il titolo di testata, titola: intimidazioni ai preti, un attacco alla Chiesa. La candeggina nel vino della messa e le lettere minatorie, messaggi di minaccia dell''ndrangheta, l'allarme del procuratore di Vibo Valentia, nel mirino le riforme del vescovo che danno fastidio. Praticamente non c'è nulla di nuovo, se non alcune attestazioni di solidarietà e alcune conferme delle ipotesi che già venivano riportate il giorno prima, sempre da Avvenire a pagina 10, e la dignità della prima pagina della notizia. Leggiamo l'incipit che troviamo sulla prima pagina di Avvenire di ieri, di mercoledì scorso. Parla il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, e dice: le intimidazioni ai sacerdoti calabresi è il segnale che si vuole colpire l'azione riformatrice portata avanti dal vescovo e dalla sua diocesi. Per il magistrato, in alcune realtà, certi preti diventano scomodi. Per questo è necessario, soprattutto in una terra in cui è presente l''ndrangheta, alzare il livello di guardia, coinvolgendo anche le comunità locali. Intanto, a Caivano, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha incontrato in chiesa gli abitanti del quartiere insieme a Don Maurizio Patriciello per discutere di sgomberi e occupazioni abusive. Quindi la novità, un'altra novità, forse l'unica vera novità riportata da Avvenire nell'edizione di mercoledì, è questo ulteriore passo in avanti che è stato fatto a Caivano, la presenza del prefetto di Napoli Michele Di Bari, che insieme a Don Maurizio ha incontrato la popolazione. Probabilmente in questo incontro sarà stato spiegato che queste ordinanze di sgombero che la criminalità organizzata ha strumentalizzato per mettere l'intera popolazione contro Don Maurizio e contro lo Stato, rappresentato appunto dal prefetto, altro non è che un tentativo per ripristinare la legalità, ma che si farà tutto il possibile per tenere conto delle situazioni di quelle famiglie che sono in reale difficoltà. Ma perché
capire come è andata e per ascoltare dalla viva voce di Don Maurizio Patriciello questo appello ai suoi confratelli sacerdoti in prima linea, tra pochissimo ci collegheremo con lui, ma intanto una breve pausa pubblicitaria. Come preannunciato, siamo collegati con la parrocchia di Caivano, di Parco Verde, e siamo collegati proprio con Don Maurizio Patriciello, che ringraziamo per i preziosi minuti che concede alla nostra emittente. Ben tornato fra noi, visto che non è la prima volta che ti concedi alla nostra Padre Pio TV, Don Maurizio. Grazie, grazie a te Stefano, grazie a tutti quanti voi. Allora, partiamo dall'ultimo dato, cioè da questo incontro che il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha voluto avere con la popolazione della tua parrocchia, e che certamente è un ulteriore segno di una presenza dello Stato che non vuole abbandonare il tuo gregge, diciamo. Come è andato questo incontro? Sì. È andato molto bene, c'erano centinaia di persone e tanta disperazione, perché tante famiglie hanno il terrore di dover lasciare la casa e di finire sotto i ponti, insomma. E il prefetto ha detto delle cose molto belle. La prima è stata: voi non siete numeri, siete persone, e lo Stato vi guarda come persone. Questa è una cosa bellissima. La seconda cosa ha detto: ogni situazione sarà valutata singolarmente. Si terrà conto della posizione economica, familiare, di ogni famiglia. La terza cosa, poi, poiché in questo quartiere abbandonato dallo Stato per 30 anni si è sviluppato un mercato anomalo per quanto riguarda il traffico della droga, i vari clan si sono dati appuntamento qua in questo quartiere, è normale che tra queste persone ci sono dei malavitosi, e là è tutta un'altra storia. E allora, come io sto dicendo da giorni, c'è bisogno di un grande discernimento, c'è bisogno di fermarsi e per noi credenti di pregare, di chiedere l'aiuto dello Spirito Santo che ci illumini, perché ogni situazione è diversa dall'altra. La parola d'ordine, purtroppo, che in questi giorni è stata fatta passare di bocca in bocca, era una parola molto pericolosa, che diceva: o tutti o nessuno, o escono tutti da queste case o non esce nessuno. Questa è, logicamente, ha detto il prefetto, è una cosa che non ha né testa né coda, perché ogni situazione è diversa dall'altra. Ho visto che tante famiglie ritornavano a casa con la speranza nel cuore, e loro hanno solamente la parrocchia un po', e anche la mia persona, insomma. Anche se poi tante volte, Stefano, se la prendono anche con me, ma è giusto che sia così, insomma, è giusto che sia così. Perché i poveri non hanno neanche la possibilità di andare da un avvocato, chiedere aiuto, chiedere consiglio. I poveri sono veramente poveri. E come già ho detto tante altre volte, non è giusto che lo Stato, che per tanti anni non ha fatto il suo dovere verso di loro, adesso usi il braccio potente, usi la forza. Questa è una ingiustizia e che non si avvererà certamente. Io sono veramente molto speranzoso, perché proprio il Signore, io sono un credente, il Signore ha mandato a fare il prefetto a Napoli in questi mesi il dottor Michele Di Bari, che è un pugliese ed è un credente ed è una persona veramente cara, che sa stabilire con il popolo un rapporto di fratellanza, di simpatia, ed era proprio quello che ci voleva in questo periodo qua. Conosciamo molto bene il prefetto Michele Di Bari, non solo perché è stato componente del Consiglio di Amministrazione di Casasollievo, ma è stato più volte anche commissario prefettizio al Comune di San Giovanni di Rotondo, e quindi in questa veste ha presieduto anche momenti particolari della storia recente del nostro Paese, ed era sempre in prima fila con la fascia tricolore quando ha svolto questo mandato in tutte le celebrazioni del santuario. Ma ecco, queste parole che da uomo di fede, oltre che da uomo di Stato, lui ha pronunciato nella tua zona, hanno fatto capire, togliendo la paura, togliendo le preoccupazioni a coloro che sono in difficoltà, che tutto avverrà nell'ottica della legalità, ma anche della misericordia, della comprensione?
Sì. Guarda, ieri veramente la chiesa era affollatissima e si leggeva la sofferenza. Io ho visto dei giovani sposi piangere davanti al prefetto, perché togliere la casa a un povero, Stefano, vuol dire veramente ridurlo a fare il barbone. Per un povero il tetto è tutto. Se tu glielo togli, lo costringi, lo condanni veramente alla inutilità, alla disperazione. Loro hanno capito che questo non ci sarà. Intanto la scadenza dell'8 marzo è già slittata, e quindi con un sorriso l'altra volta il prefetto ha detto: non vi preoccupate che il 9 marzo sarete ancora nelle vostre case. Quindi è slittato questo termine di scadenza, e poi ogni situazione sarà valutata singolarmente. Io sono molto fiducioso, perché anche il ministro dell'interno, quando è venuto qua a Piantedosi, disse alla gente che stava in parrocchia con me, quando è venuto a farci visita: noi siamo venuti qua per aiutarvi, non siamo venuti qua per rovinarvi. Io penso che un ministro, prima di parlare, pesi bene le sue parole. No, non è che dica delle parole così tanto per. Siamo venuti per aiutarvi, non siamo venuti per rovinarvi. E allora stiamo aspettando. Logicamente viviamo momenti di grande tensione, anche di grande sofferenza, perché poi, insomma, le situazioni non sono uguali, però, ripeto, purtroppo questi quartieri nati dopo il terremoto, io dico, sono nati con il peccato originale, perché il virus della invivibilità è stata proprio inserita fin dall'inizio. Sono nati, l'edilizia popolare è molto scadente, i materiali sono scadenti, ognuno di loro ha dovuto rifare le porte, le finestre, i bagni, i pavimenti. Poi non si è mai visto un vigile urbano. Io l'ho sempre detto, ma anche correndo qualche rischio, però dico, in un paese come Caivano di 40.000 abitanti non è giusto che un quartiere periferico venga abbandonato completamente. Pensa che per Natale, insomma, non si è mai vista una lucina di Natale anche nel nostro quartiere. Insomma, voglio dire, un quartiere periferico è un quartiere periferico, ma fa parte della città. Non puoi trattare il quartiere periferico come se fosse gente di serie B. Poi si creano i ghetti, e i ghetti sono pericolosi, perché il ghetto porta con sé un modo di fare, di pensare, di agire del tutto diverso. Poi si crea nel ghetto un'economia, un linguaggio particolare, e poi nel ghetto, non essendoci lo Stato, l'antistato prende il sopravvento. E quindi ecco la camorra, no? Diciamola sta maledetta parola, che camorra è una maledetta parola. I camorristi sono benedetti fratelli che sbagliano, ecco, cerchiamo di capirci. Però la camorra è una maledizione che purtroppo noi siamo condannati a respirare fin da quando siamo nati, insomma, sempre questa presenza oppressiva, questa presenza che non vuole lo sviluppo della propria terra. E questi fratelli camorristi che poi vanno per conto loro, si arricchiscono, spendono, spandono, sono buffoni, e poi al momento opportuno sanno anche uccidere. In questo nostro Parco Verde, in questi anni abbiamo visto più di 20 omicidi, alcuni dei quali sono avvenuti proprio fuori alla porta della chiesa. E fuori al cancello della mia chiesa, 2 anni fa, lo sai, la notte del mio compleanno hanno messo una piccola bomba per intimorire il parroco, evidentemente non per i soldi, perché io soldi non ne ho, io non ho proprio niente, che cosa posso dare loro, ma per farlo tacere. Ecco, il parroco parla, predica e poi dice le cose senza peli sulla lingua, poi scrive su diversi giornali e poi viene intervistato, e allora questa cosa qua dà fastidio, perché la camorra vuole che di camorre non si parli mai. Pensa che gli stessi camorristi, quando parlano di questa organizzazione, non dicono mai camorra, dicono sistema. Il sistema, io sto all'interno di un sistema. E quando i pusher vanno a prendere posto per smerciare la loro morte, no? Perché la droga è morte per i nostri giovani, loro dicono proprio: io vado a lavorare, hanno i turni. Fanno i turni così come si fanno in ospedale, come si fanno in un'azienda, in una fabbrica. È terribile, guarda. E comunque è da sottolineare che nel tuo dire, come nel tuo scrivere, distingui sempre l'errore dall'errante. Come diceva Papa Giovanni XXIII, bisogna
condannare l'errore ma cercare di recuperare amando colui che sbaglia, l'errante. Ma c'è un altro aspetto che volevo sottolineare nell'encomiabile riflessione che martedì scorso è stata pubblicata dal quotidiano Avvenire a firma tua. Poni una figura da porre come antiesempio, Don Abbondio, un prete che per paura non fa il suo dovere. Ecco, lo fai per incoraggiare tanti altri sacerdoti che come te sono in prima linea per il ripristino della legalità, per difendere la legalità, per difendere i poveri, vittima dell'illegalità. Però nello stesso giorno Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera poneva in evidenza che alcuni sacerdoti hanno già pagato con la vita questo tipo di atteggiamento di coraggio, di vicinanza ai poveri, combattendo gli sfruttatori della loro povertà. Ecco, tutto questo, il fatto che c'è stato qualche tuo confratello che ha già pagato con la vita, umanamente non ti mette paura? Guarda, io ho una foto molto bella con Don Peppino Diana, siamo uno accanto all'altro quando è venuto poi il Papa Giovanni Paolo II ad Aversa, è una foto che conservo veramente con tanta affetto e anche gelosia. Peppino ha pagato con la vita, Padre Pino Puglisi ha pagato con la vita, ora sarebbe una sorta di tradimento se noi andassimo per un'altra strada, no? Non è possibile. Io in un mio scritto, proprio per i 30 anni della morte di Peppino, perché Peppino è morto, è stato ucciso il 19 marzo del 94, quindi adesso il 19 marzo di quest'anno sono 30 anni. E io, Stefano, sono stato uno dei primi ad arrivare in parrocchia da Peppino quando è stato ucciso e ho visto il suo corpo là, riverso nel sangue, e quell'immagine non si è mai più cancellata né dai miei occhi né dal mio cuore, dalla mia mente. Però, come ho detto tante volte, Peppino era un prete anticamorra? No. Don Puglisi era un prete antimafia? No. Non esistono questi preti. Esistono i preti. Esistono i preti, però, che hanno, prima di essere preti, sono anche uomini. E io penso che il Padre Eterno, il dono più grande che ha fatto all'umanità dopo il dono della vita, è stato il dono della dignità, il dono della libertà. Ora, se qualcuno mi vuole togliere la dignità, la libertà, è come se volesse togliermi la pelle. Si può vivere senza pelle? No, non si può vivere senza pelle. Si può vivere senza un piede, senza una gamba, senza un braccio, ma non senza pelle. E allora poi abbiamo il Vangelo, no? Il Vangelo. Ma diceva il cardinale Federico Borromeo a Don Abbondio, ma insomma, ma di che cosa hai avuto paura? Della vita? Ma la Chiesa che cosa ti ha promesso quando sei diventato prete? Che cosa ti ha promesso? È proprio nel predicare la giustizia che c'è già la vittoria. Io ho detto ai miei confratelli calabresi che sono stati in questi giorni minacciati, cari confratelli, noi abbiamo già vinto, noi abbiamo già vinto. Logicamente dobbiamo essere tutti, guarda, perché quando si parla di Don Patriciello, di Don Coluccia o di Don Giacomo Panizza in Calabria, proprio perché si parla di alcuni preti, la cosa a me non piace. Dovremmo dire il clero di Aversa, il clero di Napoli, il clero della Calabria, il clero siciliano è un clero che non indietreggia neanche davanti al pericolo. D'altronde lo stiamo già vedendo anche in questi giorni in giro per il mondo, quanti cristiani perdono la vita solamente per il fatto di essere cristiani. E allora io pensavo in questi giorni alla domanda che tu mi hai fatto, no? Pensavo agli operai, quanti operai hanno perso la vita sul lavoro nell'anno che è appena passato? Più di 1000, 1000 padri di famiglia, 1000 persone sono andati a lavorare e non sono tornati a casa. Ma allora di che cosa parliamo? Certo, si corre qualche rischio, sì, è vero, si corre qualche rischio, ma i rischi li corriamo tutti. Si corre un rischio anche oggi, abbiamo visto al telegiornale che un fratello autista è finito con il suo pullman pieno di bambini in una scarpata e lui è molto grave. I rischi si corrono sempre, però
però non si può vivere, senza dignità non si può vivere. Se la camorra deve mettermi un tappo in bocca, se una mi deve bendare, no, questo non succede. Dobbiamo annunciare il Vangelo. Poi tante volte vediamo anche i frutti, qualche volta si vedono, altre volte magari arriveranno con ritardo. Però Don Peppino Diana, per esempio, quando è morto 30 anni fa non ha visto nessun frutto, ma in questi 30 anni sono successe delle cose straordinarie e il testimone lo ha lasciato a noi. Io non posso tradire Don Peppino, noi non possiamo tradire Don Puglisi. Certo, i Don Abbondio ci sono, però io rispondevo, come ho scritto anche ieri su Avvenire, no? Risposi al procuratore di Napoli, Luigi Riello, che qualche anno fa, nell'aprile dell'anno giudiziario, disse via i Don Abbondio delle chiese. E io gli risposi con un editoriale su Avvenire. Dico grazie dottore, grazie che ci ricorda questa cosa così bella. Però se mi permette vorrei completare il suo discorso. Via i Don Abbondio dalla magistratura, via i Don Abbondio dal giornalismo, via i Don Abbondio dalla politica, insomma via i Don Abbondio. I Don Abbondio ovunque sono insopportabili. Noi vogliamo un mondo fatto di Fra Cristoforo, non di Don Abbondio. Spero di appartenere alla categoria dei Fra Cristoforo. Grazie Don Maurizio della tua testimonianza, grazie anche ai tuoi confratelli che come te non vogliono essere Don Abbondio e vogliono essere da parte dei più poveri, e sono sicuro che i nostri telespettatori, i devoti di Padre Pio, vi sosterranno con la nostra preghiera. Grazie anche a voi, amici telespettatori, per averci seguito anche oggi.